si scioglie il cubetto di lievito nell'acqua. Si deve, ok. Allora, nella farina che ho setacciato aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero. Facciamo così. Un po' sparsi. Ok. Poi mischiamo un po'. Ok. Poi, allora, prendiamo il latte. Prendiamo un cucchiaino di sale e lo mettiamo dentro. Poi prendiamo l'acqua e il lievito già sciolto, che dovrebbe essere già sciolto, dentro qua. E mischiamo bene gli ingredienti liquidi. Ok, adesso un po' alla volta aggiungiamo il liquido con, cioè il liquido nella farina. E mischiamo. Allora, facciamo così fino a quando non diventa una palla. La impastiamo bene e per 5 minuti. Ok, allora in una ciotola mettete la farina sotto così non si attacca e adesso lo dobbiamo fare lievitare per 2 ore, cioè io faccio 2 ore per farlo diventare più alta, ma potete anche aspettare anche un'oretta. Però prima facciamo l'incisione così sappiamo che ha lievitato. Facciamo così, una bella iz. Ok, adesso ci metto la pellicola e la lasciamo io la lascio 2 ore, dipende se è diventata grossa, se no anche un'oretta, dipende ovviamente. Io per il momento lo lascio fuori sul tavolo perché sono più comoda, se no potete metterla anche nel forno con la luce accesa, però io preferirei lasciarla fuori sul tavolo per almeno 2 orette, per cui ci vediamo tra 2 ore. A dopo! Ok, dopo che ha lievitato, adesso praticamente dobbiamo metterla sulla teglia piena di olio, ovviamente non esagerata, e la facciamo lievitare per altri 30 minuti, per cui io con una mano non riesco. Comunque dobbiamo mettere la pasta, prima la facciamo diventare praticamente, io la faccio quadrata. Però basta, la dobbiamo lavorare un po' ancora, così la mettiamo sulla teglia. Praticamente come la pizza, è la stessa cosa. Ok, dopo averla stesa, aspettiamo 30 minuti che si lievita ancora. Io ovviamente ho messo l'olio così non si attacca. Per cui ci vediamo tra 30 minuti.
così. Prima l'avevo visto. Ma non gliel'hai messo il sale? Dopo. Quando prima metti questi, poi metti il sale. Non devi schiacciarlo, eh. Devi farlo appena appena così. Perché poi dopo vanno... Dici che basta. No. Forse non dobbiamo fare i buchi. Okay. Almeno questa parte qua non deve esserci con i buchi. Vabbè, chi se ne frega. E metti un po' di cipolla, così dopo metto un po' di sale. O prima meglio. Sparso magari. Secondo me devi metterlo così. Non hai capito, non la devi togliere. Ah, è vero, c'è il coso. Vabbè. Venticinque. Allora, io l'ho fatta così, ci ho messo i pomodorini e le cipolle, ho fatto metà metà. Voi la potete fare come volete, anche semplice, normale, uguale. Adesso la mettiamo nel forno per 25 minuti a 180 gradi. E basta. Io a 2. 2 basta. No, a 3, scusa. Qua. Sì, lasciano così.